Quando non sentiamo la presenza del Signore, siamo senza la guida. Noi vogliamo veramente rimanere legati al Signore. E nei momenti difficili, la mia mente, la nostra mente si apre, avendo fatto un'esperienza col Signore. La loro mente si aprì, ed è scritto negli Atti che nella vita di tutti i giorni, quando Pietro, altri sono stati usati per dei miracoli, hanno ricordato le parole di Gesù. Un momento di intimità, Gesù che parla, nessuno osa parlare. Un momento di armonia, un momento di tenerezza da parte di Gesù. Gesù voleva essere ascoltato. Gesù vuole, prima di operare, che io e te lo ascoltiamo. E noi vogliamo dire questa mattina, Signore, aiutaci, perché vedete, in molti passaggi della parola di Dio, Gesù prima di operare vuole essere ascoltato, dobbiamo ascoltarlo. E noi vogliamo dire, Signore, aiutaci veramente ad ascoltarti sempre. Ogni giorno vogliamo ascoltare la tua parola. Tutti parlano in questo periodo, tante voci si alzano, noi vogliamo continuare ad ascoltare la parola di Dio. Badate a come ascoltate le mie parole. E noi vogliamo badare all'ascolto, vogliamo rimanere fedeli alla parola di Dio. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica, dice Gesù, assomiglia a uno che costruisce la sua casa sulla roccia. È scritto in Ruth, Boaz, il benefattore, dice a Ruth di non andare a spigolare nel campo degli altri. Spigolare significa andare a prendere del grano da altri campi. Il Signore ci invita, vedete, anche nella prova, ad essere dei buoni testimoni del Vangelo, che altri possano venire a spigolare nella nostra vita spirituale. Dobbiamo continuare ad essere fedeli al Signore fino alla fine. E si apre un campo in questo momento di testimonianza anche nei momenti difficili, anche nei momenti di Covid. Noi vogliamo essere testimoni del Signore, vogliamo essere testimoni della Sua parola. Perché vedete, il Signore ci ama di un amore eterno e vogliamo veramente, come dice questa parola, che noi ci amiamo gli uni gli altri come Lui ha amato noi. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ci sono diversi problemi, ma noi vogliamo avere intimità con colui che risolvere può ogni problema. Cerca intimità con Gesù, credi nella parola di Gesù e vedrai che la vita si raddrizza.